Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione a Lampedusa e un susseguirsi di tragedie, ripescati 4 cadaveri, 2 uomini e 2 donne senza nome. La ricerca dei 4 dispersi della notte scorsa, dopo che affondato a 24 miglia da Lampedusa un barchino con una trentina di migranti a bordo, e del cadavere della neonata finita in acqua quando sabato pomeriggio un'imbarcazione si è ribaltata vicino all'isolotto di Lampione, hanno permesso agli uomini della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza di ritrovare 4 corpi senza vita di 2 uomini e 2 donne in avanzato stato di decomposizione. Non è chiaro se siano addirittura riconducibili a qualche altro incidente avvenuto in acque internazionali o tunisine. Le salme sono state portate al Molo Favarolo prima e poi alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, dove già si trovano le salme dei 2 bimbi di 10 mesi e 1 anno, morti ustionati a causa dell'incendio divampato nei giorni scorsi su un altro barchino che viaggiava verso l'Italia. Siamo disarmati, tutto questo non è sostenibile, afferma il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. Da venerdì assiste al susseguirsi di tragedie, ricerche di dispersi e recupero salme. E non riesce a nascondere lo sconforto e la rabbia. Come possiamo fare da soli a gestire tutto questo? Dice. Alla camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, una stanza di 3 metri per 3, non c'è neanche una cella frigorifera e ci sono in questi giorni temperature comprese fra i 26 e i 28 gradi. Sull'isola dalla scorsa notte sono arrivate complessivamente altre 206 persone su 4 imbarcazioni. Le risorse del nuovo contratto della sanità sono insufficienti, lo sostiene FIALS, che chiede al nuovo governo nazionale un intervento deciso per i lavoratori della sanità. Se ne è parlato a Catania. I dettagli nel servizio. L'evento di oggi per la FIALS, fortemente voluto, è come propedeutico ad una manifestazione che giorno 29 terremo assieme alle altre organizzazioni sindacali a Roma. L'obiettivo che vogliamo raggiungere, l'obiettivo è quello di sensibilizzare in maniera concreta il nuovo governo perché possa apportare veramente delle positive novità al contratto e ai lavoratori. La pandemia, che molti ritengono che sia stata quella che ha determinato questo momento di disagio, invece io so dire che la pandemia ha determinato e ha visualizzato una carenza storica e atavica e di un abbandono da parte dei vari governi nei confronti della sanità. E per quanto fatto bene, ben costruito, questo contratto ha lascia aperte delle problematiche, cioè quello dei soldi che il governo ha stanziato per il suo rinnovo. Noi sappiamo che il contratto tutti i contratti del pubblico impiego si rinnovano al tasso programmato di inflazione. Quindi questo contratto si è rinnovato al tasso del 3,78 con uno stanziamento rispetto al precedente di un più 3,78%, che è ben poca cosa se lo consideriamo rispetto all'inflazione attuale, a cui il governo ha voluto aggiungere per sua grazia uno 0,22, uno 0,55 pari a 241 milioni di euro per assicurare un'indennità a chi opera nel pronto soccorso e maggiori risorse per lo sviluppo delle carriere. Ben poca cosa, diciamo noi. Poca cosa perché in effetti dopo quasi 5 anni, 4 anni e mezzo di attesa del contratto, le risorse sono insufficienti. Bene il contratto, insufficiente le risorse. Per questo noi saremo a Roma il giorno 29, sabato prossimo, insieme alle altre sigle sindacali, per protestare affinché il nuovo contratto, che si inizia il repego col 2022 e già inizia, dovrebbe essere già iniziato, metta delle risorse sufficienti per assicurare alla sanità le giuste risorse per poter affrontare il PNR e la riforma del territorio. Purtroppo piani del governo, negli obiettivi del governo, c'è per il prossimo triennio 22-24 una riduzione delle spese della sanità dell'1,13%, che porterà le risorse per la sanità al 6,1% del prodotto interno lordo, poco rispetto a quelle che stanno negli altri paesi, 9-10% della Germania. Quindi occorre che il governo Meloni, e io me lo auguro, un nuovo governo che si siederà, che veramente, se vuole che la sanità resti un servizio universale,
perché veramente noi abbiamo il pregio di avere una delle migliori sanità del mondo d'Europa e del mondo, che continua a essere quella che è, deve purtroppo aggiungere delle risorse. Processo Angioni, l'ex magistrato che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 e che a distanza di anni ha denunciato depistaggi nell'inchiesta, è accusata di aver mentito in più circostanze ai colleghi di Marsala. Vediamo. Perché la mia idea è che qui ci sia una vendetta, che consista nel fatto che la bambina non è stata uccisa, ma viene tolta alla madre per sempre. Colpo di scena al processo. All'ex PM Maria Angioni, imputata davanti al giudice monocratico di false informazioni a pubblico ministero, l'ex magistrato che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004 e che a distanza di anni ha denunciato depistaggi nell'inchiesta, è accusata di aver appunto dichiarato il falso in più circostanze ai colleghi di Marsala. Tra le contestazioni fatte ad Angioni, quella di aver detto il falso a proposito dell'esistenza di una telecamera di sorveglianza che avrebbe potuto intercettare le conversazioni di Jessica Polizzi, sorellastra della bambina all'epoca indagata, e che sarebbe stata disattivata dalla polizia dolosamente. Al processo, come teste della difesa, ha depositato l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Lombardo, all'epoca della scomparsa di Denise, a capo della polizia giudiziaria. Lombardo lo scorso anno lavorava come consulente allo studio dell'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Pieramaggio, madre della bambina, oggi 21enne. L'ex maresciallo d'aprile mandò un messaggio all'Angioni rivelandole l'esistenza di una seconda telecamera posizionata in via Pirandello, il cui funzionamento non sarebbe stato prorogato. Una mancanza che, a dire della difesa della Maggio e della stessa Angioni, avrebbe pregiudicato le indagini. Il messaggio è stato prodotto agli atti del processo. Durante il controesame su domanda del PM Roberto Piscitello, il test ha invece ammesso di non sapere nulla della seconda telecamera e che le informazioni riferite erroneamente a Angioni derivavano solo da quanto letto in alcune carte dello studio Frazzitta, che però non è riuscito ad indicare. Al termine di un lungo processo, Jessica è stata assolta, lo ricordiamo, dall'accusa di sequestro di persona. Un anno fa l'indagine sulla scomparsa di Denise è stata riaperta anche sulla base della segnalazione delle Angioni. Nel registro degli indagati questa volta è stata iscritta la madre di Jessica, Anna Corona. La procura mesi fa ha chiesto però l'archiviazione dell'inchiesta per mancanza di elementi sufficienti a chiedere il processo per la donna. I carabinieri della tenenza di Favara, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno arrestato un disoccupato 38enne di Agrigento, residente a Favara, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Per 2 anni l'uomo, dal 2017 al 2018, ha maltrattato l'ex moglie. Finito a processo, recentemente è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato alla casa circondariale Pasquale di Lorenzo per scontare la pena. Faccio una premessa, voglio ricordare ancora una volta che l'associazione Afro Siciliana che io rappresento è un'associazione indipendente. Tornando ai fatti invece dello scorso 14 ottobre, avvenuti intorno alle 20:30 alla stazione marittima, noi abbiamo assistito, e in tal senso abbiamo anche diffuso un video, delle prime prove di sbarco di un treno dalla nave traghetto, in questo caso la nave Scilla, fino alla stazione di Messina Centrale. Il treno è sbarcato autonomamente, quindi senza l'ausilio della nota squadra di manovra, quindi della locomotiva diesel che lo tirava fuori, insomma, e quant'altro. Questo ha permesso, in 180 secondi, al convoglio di 4 carrozze della locomotiva di scendere in modo autonomo dal traghetto. Quindi 180 secondi sembrano pochi, ma realmente non sono neanche tanti, se consideriamo a quello che abbiamo dovuto, tra virgolette, subire noi siciliani negli ultimi 50 anni sotto questo servizio. Perché? Perché intanto questa è un'innovazione, seppur piccola è pur sempre un vantaggio, è un'innovazione e un vantaggio. Questo certamente andrà rivisto insieme a tutto quello che è il sistema di traghettamento. Il ragionamento che si fa anche in questo momento sulla flotta di RFI, che ha subito dei disagi, perlomeno gli utenti hanno subito dei disagi per il fermo di alcune navi, alcune in cantiere, altre non utilizzate.
C'è un problema che a mio modesto parere andrebbe rivisto nella programmazione della manutenzione delle navi. È importante sottolineare che è fondamentale fare la manutenzione, non è una cosa opzionale, ma una cosa che comunque viene anche, diciamo, tra virgolette, regolata da alcune, diciamo, direttive, e che è importantissima sia per gli operatori ma anche per chi ci viaggia. Certamente andrebbe, come dire così, coordinata in modo diverso ed evitare quello che è successo in queste ultime settimane, che ci siamo trovati solamente la nave Iginia operativa e la nave Fata Morgana noleggiata da un'altra società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ovviamente ha dovuto sopperire a quelle che sono le necessità del trasporto delle merci, che questo è un altro segmento che andrebbe assolutamente anche incrementato. C'è da lavorare parecchio. Per esempio ieri c'è stata un'altra novità: sono arrivati in Sicilia i primi treni HTR, quindi i primi treni blu, che sono ibridi, quindi diesel, elettrico e anche a batterie. Sono i primi due treni di una fornitura di 22 convogli. Come dire, c'è tanta carne al fuoco, il problema è che bisogna recuperare un gap di circa 50 anni. Questo al di là se il ponte si faccia o non si faccia. Noi siamo favorevoli al ponte, ma siamo soprattutto favorevoli a tutto quello che è l'ammodernamento dell'infrastruttura. La Sicilia ha bisogno di recuperare 50 anni e sullo stretto c'è qualcosa, qualche anno in più da recuperare. Destinazione Agrigento alla Fiera di Rimini. Arturo Cantella. Fabrizio Lagaipa, al rientro della Fiera TTG di Rimini, in rappresentanza della nostra provincia, della DMO. Ecco, quali risultati avete ottenuto a consuntivo di questa vostra permanenza, diciamo, a Rimini? Il TTG è una fiera molto tecnica, infatti non si accede per esempio con il biglietto ma soltanto tramite accrediti, quindi destinata agli operatori. Abbiamo avuto modo di andare a proporre il nostro territorio, abbiamo avuto dei pacchetti, abbiamo condiviso lo spazio espositivo anche con la strada degli scrittori, c'era Gaetano Pendolino insieme a noi, e abbiamo, devo dire, avuto parecchio riscontro, perché c'è voglia di nuovi prodotti turistici che escano fuori, diciamo, dagli schemi consueti, e sicuramente la Costa del Mito, che è questo nuovo progetto di marketing che ci siamo dati, e la strada degli scrittori rientrano a pieno titolo, diciamo, nella domanda del mercato. Abbiamo avuto una interruzione molto importante con Trenitalia, che speriamo possa dare dei frutti nel prossimo futuro, e anche con Enit abbiamo rinsaldato dei rapporti che erano già cominciati un paio di anni fa e che ci hanno dato l'opportunità di avere molta pubblicità a livello internazionale. La stagione estiva è finita con un ottimo bilancio, si guarda già al futuro, quali iniziative in vista anche delle prossime vacanze natalizie? Allora, la stagione estiva è finita, diciamo, ma solo sul calendario, perché ancora tante strutture fanno il sold out. Abbiamo un clima che fortunatamente ci consente di continuare a fare persino il turismo balneare. Chiaramente siamo proiettati verso il Natale, abbiamo chiesto il sostegno della Regione per fare un bellissimo Natale nuovamente ad Agrigento e su tutto il territorio della Costa del Mito. Caltabellotta farà nuovamente il proprio presepe vivente, lo farà anche su Tera, abbiamo delle iniziative anche su Palma di Monte Carlo, su Naro, insomma stiamo facendo delle cose molto belle e interessanti, e chiaramente Agrigento sarà al centro, perché anche per un fatto di posizione, diciamo, baricentrica rispetto al resto del territorio. Sarà un bel Natale che ci traghetterà, spero, e sicuramente ad una nuova stagione favorevole. Il futuro e l'evoluzione di Internet per gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, un incontro formativo sulle nuove tecnologie legate al metaverso. Arturo Cantella. Oggi un'interessante iniziativa su metaverso e intelligenza artificiale qui all'Istituto Leonardo, un aggiornamento importante, si discute di nuovo tecnologia, addirittura del Web 3. Quanto è importante, diciamo, per i ragazzi sapere, diciamo, informarli maggiormente su questo mondo digitale che aumenta giorno dopo giorno?
Ma assolutamente fondamentale. Come dicevo poc'anzi ai miei ragazzi, in questo percorso di innovazione che abbiamo avviato già da qualche anno a Leonardo, questo è un appuntamento importantissimo, perché di fatto li stiamo portando in un futuro che poi non è così lontano, in cui i cui protagonisti saranno proprio loro. Oggi a questa generazione Z non si può parlare più di web nella maniera, diciamo, classica con cui ne abbiamo parlato finora, né si può parlare di rete allo stesso modo. Anche i social cominciano ad essere un po' superati. Sappiamo bene che il concetto, diciamo, del futuro al momento è il metaverso e l'intelligenza artificiale con tutto ciò che comporta. Noi già in questo solco di innovazione avviato da qualche anno abbiamo cominciato con una curvatura robotica che si occupa anche di intelligenza artificiale, ma oggi stiamo cercando di avviare i nostri ragazzi ai contatti con le aziende che studiano e hanno portato, nel nostro caso la HolyMind, in Italia il metaverso con l'intelligenza artificiale, e quindi diciamo che diventa quella di oggi anche un'occasione di confronto con colossi del settore che chiaramente verranno a dire ai nostri ragazzi quali sono gli reali sbocchi anche lavorativi del futuro, oltre che formativi. Bisogna anche stare molto attenti alla sicurezza cibernetica, un obiettivo anche che il Ministero si sta ponendo anche per le varie scuole d'Italia. Assolutamente, infatti proprio oggi ci siamo imbattuti questa mattina in un blocco di WhatsApp di cui siamo rimasti tutti vittime a livello mondiale. Bene, proprio poc'anzi si diceva che con la blockchain, che è appunto un altro argomento che verrà affrontato questa mattina, questo, diciamo, possesso di dati, anziché essere centralizzato, verrà distribuito, per cui è importantissimo proiettare i nostri ragazzi verso un futuro che ovviamente deve partire dal presente, indubbiamente, e quindi deve avere anche gli strumenti con cui i ragazzi nella loro formazione dovranno affrontare questo futuro, ma deve essere un futuro che loro comunque devono cominciare a conoscere. Ecco, in questa direzione avete anche altre iniziative in cantiere, Presidente? Assolutamente sì, stiamo lavorando con i nostri percorsi, i nostri progetti, stiamo insomma cercando di curare al meglio questa quest'area che riteniamo che sia davvero il futuro delle nuove generazioni, quindi lo sentiamo più come un dovere più che come un obiettivo. Ecco, quanto è importante incontrare i ragazzi e aggiornarli sulle novità del mondo internet, si parla addirittura di Web3, insomma tanta carne al fuoco. Sì, tanta carne al fuoco, perché il Web3 sta inaugurando un nuovo modo di vivere il mondo internet. Tutti noi oggi viviamo nei social network. Bene, quello che ci stanno dicendo in questo istante i ricercatori di HolyMind, che è un'azienda che deriva dalla gloriosa Olivetti, che sono ricercatori proprio in questo settore, ci dicono che ben presto noi saremo in un'altra dimensione, quella del Web3, che è basata sulla blockchain, dove i dati non sono centralizzati nelle grandi aziende che conosciamo, ma sono distribuiti attraverso appunto la blockchain. Questo comporta, ed è importante per i ragazzi, che stanno nascendo delle nuove professioni che loro possono, avendo 16 anni, essendo la generazione Z, possono abbracciare con tutta la libertà. Ecco, bisogna anche stare attenti alla sicurezza su internet, quanto è importante, diciamo, stare attenti, è un pericolo oggi costante questo. Sì, è un pericolo costante, infatti i ricercatori ci dicono come il Web3 possa normalizzare determinate strutture che siamo abituati oggi a vedere online, come gli haters, i profili falsi che fioccano un po' ovunque. Bene, con la tecnologia blockchain una parte di queste strutture viene sanata, però sappiamo che la tecnologia ha sviluppi imprevedibili e quindi l'attenzione deve sempre essere massima. Ecco, la raccomandazione che arriva da un perfezionista, un professionista del settore, verso chi naviga magari un po' inconsciamente, qual è? Allora, quella sempre di informarsi. Oggi internet ci permette non solo di avere informazioni facili da arrivare, però attraverso una ricerca un po' più approfondita possiamo capire quelle che sono le strutture già oggi, e soprattutto per difendere gli anziani e i giovani, perché ormai diciamo, la tecnologia permea qualunque generazione,
informarsi sempre di più e trovare dei punti di riferimento validi, come possa essere la polizia postale e altri esperti che possono aiutarci a fare un po' quell'educazione digitale che ci può preservare da spiacevoli sorprese. Le donne contano educazione finanziaria come strumento di libertà, iniziativa ad Agrigento organizzata dal Soroptimist. Vediamo. Interessante iniziativa che il Soroptimist sposa insieme alla Banca d'Italia, ecco, momenti importanti per una giusta informazione ed educazione finanziaria. Sì, diciamo che questa iniziativa fa parte di un progetto nazionale che è l'educazione finanziaria per le donne, in particolare quello nostro è rivolto a donne in condizioni di fragilità, lo abbiamo concepito nell'ambito del nostro club, adesso lo presentiamo ufficialmente in questa iniziativa a tutte le donne, lo facciamo con Banca d'Italia perché il protocollo d'intesa nasce insieme a Banca d'Italia che ci ospita in questa sede prestigiosa e poi sarà un momento anche per tutte noi donne per riflettere su quello che significa educazione finanziaria e su quanto sia necessario approfondirla per noi stesse, ma anche perché poi alla fine siamo noi donne che molto spesso abbiamo la gestione del patrimonio della famiglia e allora da questa giornata scaturiranno consigli e conoscenze che potranno aiutare tutte. Se il preludio di una serie di iniziative che tra giorni effettuerete come Soroptimist Agrigento anche alla presenza del vostro Presidente nazionale. Sì, avremo l'onore di avere la nostra Presidente nazionale nell'ambito di una iniziativa importantissima che avremo il 31 e l'1. Celebreremo i 25 anni della fondazione del nostro club che è Agrigento e quindi in quell'occasione avremo amiche che verranno da tutta Italia, la nostra Presidente nazionale, inaugureremo una mostra, la mostra del 25enne presso l'Archivio di Stato che celebrerà i 25 anni della nostra storia e ringraziamo per questo la dottoressa Rossana Florio che si è adoperata per tramite l'Archivio di Stato fare grande questo nostro appuntamento e poi insomma avremo anche l'indomani un altro momento importante che verrà ospitato a Lodia, l'Interclub a cui parteciperanno tutti i club della Sicilia, un momento di confronto, ma in tutto questo sarà un momento di grande amicizia e di grande possibilità di conoscere le bellezze della nostra città che non faremo chiaramente, non lasceremo nascoste ai nostri ospiti. Un'interessante iniziativa, Le Donne Contano, un progetto di educazione finanziaria della Banca d'Italia a cui partecipano diverse associazioni, per cui sarò Soroptimist di Agrigento. Infatti questa è un'iniziativa che Banca d'Italia ha avviato da diversi anni e ha individuato proprio il Soroptimist come associazione femminile che facesse un po' da volano per raggiungere quante più donne possibili. Quindi oggi lo presentiamo nel progetto con il Soroptimist. Quali sono i temi principalmente trattati durante questa relazione? Oggi ci occuperemo di pianificazione finanziaria, però ci sono temi come l'indebitamento, il conto corrente, la moneta bancaria, insomma ci sono altre tematiche che pure vengono affrontate durante questo tipo di discorso. La Banca d'Italia è sempre attenta e vicina, diciamo, ai cittadini anche in questo tipo di iniziative. Ecco, quanto sono importanti, direttrici? Io direi che sono molto importanti perché il punto di partenza è una scarsa autodeterminazione finanziaria della popolazione italiana. Quindi, diciamo, questa attività che comunque a Banca d'Italia ha cominciato nel 2007, quindi non ieri, è un'attività molto importante, soprattutto le attività che facciamo nei confronti dei giovani, quindi delle scuole, ma anche da qualche anno nei confronti degli adulti, un po' più, diciamo, svantaggiati. Poi fate sempre una tentazione di controllo verso i settori finanziari, le aziende, insomma un po' tutto il mercato finanziario? Sì, tra le nostre attività c'è appunto la vigilanza sul sistema bancario e finanziario, proprio nell'ambito di questa attività, cioè quindi con l'attenzione che dobbiamo come organo di vigilanza alla tutela appunto del consumatore finale, che appunto è stata avviata questa attività di educazione finanziaria, perché in questa maniera l'utente finale è messo in grado di fare delle scelte consapevoli e anche di
scegliere tanto per anche verso le banche, le istituzioni, attenzione ai depositi e ai risparmi. La vigilanza che ovviamente comporta un'attenzione alla salute sana e prudente gestione delle banche, quindi alla penetrazione in tanti altri aspetti. Uno di questi aspetti è appunto questa della trasparenza bancaria, cioè della necessità che appunto si senta, si trovano di far sì che appunto le condizioni vengano illustrate in maniera più chiara possibile. D'altro canto, attraverso le istituzioni finanziarie, vediamo in grado di leggere le condizioni che vengono, sono due azioni che si completano. Come donna il Sor Optimis oggi partecipa a questa iniziativa, tra l'altro lei rappresenta le istituzioni, lei è assessore al bilancio al comune di Agrigento. Sì, come donna effettivamente io da tantissimi anni che mi occupo di finanza al comune di Agrigento e posso dire che è una branca che mi ha sempre affascinato. È una branca che oltre alla conoscenza che ho acquisita nel tempo e negli anni e mi ha stimolato la curiosità soprattutto di andare sempre avanti, di conoscere sempre più cose e questo mi ha aiutato tantissimo nel mio lavoro. Per cui l'attività che svolgo è un'attività che porta avanti le sorti dell'ente e speriamo di migliorarli sempre approfondendo ancora di più le conoscenze che sono nel mio campo. Ecco, di solito gli assessori insomma sono sempre figure maschili, insomma lei invece è una donna da anni attenta sempre a queste tematiche, ma quanto è difficile nel caso nostro amministrare la nostra città? Amministrare la nostra città non è facile perché è un bilancio diciamo piuttosto ristretto, le entrate sono sempre poche, le uscite e le aspettative della cittadinanza sono tante e anche l'amministrazione vorrebbe dare sempre di più, però le risorse sono quelle che sono e quindi ci dobbiamo muovere secondo gli equilibri di bilancio. Io sono una donna effettivamente che ho sempre lavorato in questo campo, ma sono anche una mamma che ha portato avanti la famiglia, una mamma di 4 figli, una mamma, una nonna di 5 nipoti, per cui è un'attività, è un lavoro, anche qualsiasi altro lavoro che si può fare tranquillamente, basta crederci e amarlo. Buoni spesa per le famiglie bisognose, questo l'obiettivo raggiunto dal Centro Artistico Culturale Editoriale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Bucciardino. I fondi necessari a questa iniziativa di beneficenza sono stati raccolti organizzando un torneo di burraco a cui hanno partecipato più di 50 persone. Le interviste sono di Giuseppe Moscato. All'ottava edizione diciamo del nostro burraco, un burraco che è finalizzato alla beneficenza, perché noi infatti anche quest'anno vogliamo realizzare dei buoni spesa per i nostri poveri in prossimità delle feste natalizie. E naturalmente il Centro Guttuso ha sempre detto che ama il prossimo. Però quando parliamo di prossimo non intendiamo a dire soltanto i nostri poveri, perché infatti la nostra beneficenza sarà per Natale con i buoni spesa per i poveri nostri, ma il 6 di gennaio saremo di nuovo per festeggiare la Befana con i nostri ragazzi dell'Ucraina, perché vogliamo continuare a regalare loro sorrisi. Il burraco è occasione per fare una beneficenza in maniera conviviale. Ridiamo, scherziamo, sorridiamo e regaleremo a Natale sorrisi, mangeremo contenti perché anche gli altri, quelli che hanno bisogno, avranno un pasto caldo e perché no anche il panettone. Abbiamo voluto attraverso questo connubio mettere insieme il gioco ma soprattutto la beneficenza per degli scopi che appunto ci permetteranno poi di utilizzare i fondi per della beneficenza. Un bellissimo gioco, dicevo, che si avvezzi non soltanto a una certa età ma anche alle giovani leve
come vediamo in questa sala questa sera, che ci sta regalando dei sorrisi e soprattutto delle belle esperienze, perché a ogni tavolo c'è un racconto di una storia diversa. Ma qual è il segreto per vincere? Che le carte arrivino buone. La fortuna prima di tutto, però anche la condivisione, dicevamo, lo stare insieme. Sì, lo stare insieme, perché in ogni tavolo c'è un racconto di vita diversa, perché ci sono delle parti fisse e delle parti mobili, e quindi chi come me in un tavolo mobile si sposta da tavolo in tavolo ha un racconto di un vissuto di persone diverse, e quindi è molto bello, molto bello, perché è un momento anche di racconti della propria vita, perché attenzione, non si parla mai del gioco durante la partita. Con grande gioia questo privilegio che la nostra presidente Lina Urso Cucciardino mi ha dato di far parte di questa famiglia, e con grande gioia ho accolto e sono entrato in maniera attiva a far parte di questo centro. Credo che in quest'anno si siano realizzate, come gli anni passati, molte cose, e credo che la vita spirituale e la vita culturale vanno insieme di pari passo. È una bella opportunità che mi è stata data, e credo che insieme possiamo, per Favara e anche per i paesi del circondario, possiamo fare delle belle cose. Da qui a breve, io in qualità di presidente del Consiglio Pastorale Cittadino, insieme con il direttivo, con i membri, con gli altri sacerdoti, incontreremo tutte le associazioni cittadine e anche il Centro Culturale Guttuso per poter proporre qualcosa alla nostra città come attività natalizia o prenatalizia. Credo che queste associazioni, questi circoli culturali abbiano bisogno di uno slancio in più, perché sono l'humus, un humus importante per costruire una nuova società oggi, e soprattutto per i giovani che ancora oggi stanno lontano ma hanno bisogno di attingere da queste fonti. Un francobollo per Franco e Ciccio. Vediamo. Oltre a inorgoglirci, come lo stiamo vivendo questo bel momento di meritocrazia ad una figura che ha dato tanto? Fermarci a dire alla Sicilia è molto riduttivo al cinema italiano. Loro hanno esportato la Sicilia in tutto, sicuramente in Italia, ma poi anche in Europa e anche in altre parti del mondo, quindi sicuramente meritano questo riconoscimento anche da parte delle Poste Italiane, con questo bellissimo francobollo che verrà inaugurato domani mattina alla Casa del Cinema, Villa Borghese. Per l'occasione verrà anche mia sorella e ci sarà ovviamente Giampiero Ingrassia, e siamo tutti molto contenti di questa manifestazione d'affetto. E anche la generazione che non era la generazione di papà segue questo evento, infatti questa intervista sta a testimoniare questo, che la Sicilia mi chiede e ci tiene ad essere partecipe, anche se col pensiero però è lì, l'avrete domani con voi. Io sono siciliano, sono nato a Palermo, quindi figurati, per la mia terra ho veramente, sono felice di essere nato là e della scelta di papà di portarmi a nascere là. Noi siamo felicissimi di questa cosa. Domani ci saranno persone dello spettacolo, ci sarà la stampa, sicuramente ci sarà una bella festa. Cosa pensi che Franco e Ciccio in questo momento e domani avrebbero detto con un francobollo a loro dedicato? Io penso che avrebbero detto le battute che abbiamo fatto io e Giampiero Ingrassia quando ci hanno comunicato questo. Abbiamo detto, io ho detto, vabbè, se ne dicono con papà non hanno molto da fare in più, perché il franco lo mettiamo noi, basta che mettono il bollo e abbiamo fatto. Giampiero invece ha detto, dice, beh, così almeno saranno appiccicati per l'eternità. Quindi meglio di così non si può. Saluto a tutta la Sicilia. Tornano i concerti in museo, appuntamento giovedì 27 alle 18 al Pietro Griffo di Agrigento e venerdì prossimo 28 alle 18.30 all'Icata, alla Badia. Il nostro direttore Arturo Cantella. Thank you.
Enzo Abate, ci troviamo qui all'Hotel Costa Azzurra, stiamo assistendo alle prove di un'orchestra che arriva dalla Germania, perché si esibirà una o due giorni qui ad Agrigento e Licata, ma diciamo, sentiamo qual è il programma di questa iniziativa. Ma l'orchestra viene dalla città di Sarburg, nella Renania, della, proprio in Germania, e sarà qui questi due giorni, e si esibirà sia giovedì 27 alle ore 18 al Museo Archeologico Pietro Griffo e poi il 28 al Museo Archeologico di Licata nella Bavia. Abitualmente l'orchestra fa dei tour durante l'anno, poi chiaramente con la pandemia ha sospeso tutto e ha ripreso questa attività, proprio quest'anno scegliendo la Sicilia e Agrigento come luogo per poter fare i concerti. È un'orchestra con cui noi dell'Orchestra Filarmonica di Meta stiamo instaurando anche un rapporto di gemellaggio, proprio per poter attuare un interscambio culturale, quindi tra le due realtà artistiche. Quindi un progetto che va ben oltre il momento solo diciamo dell'esecuzione del concerto. Speriamo che possiamo anche, come dire, attuare delle progettualità portando la nostra realtà musicale di Agrigento, la nostra orchestra Demetra in Germania, così come hanno fatto loro. A proposito di orchestra Demetra, ecco, qualche novità diciamo in vista della prossima stagione? Ma noi siamo in attesa di capire se ci può essere un rientro così al Teatro Pirandello come eravamo prima, e adesso con la speranza che si possa rientrare a pieno titolo con le progettualità che avevamo iniziato e che poi abbiamo sospeso, e che ovviamente potranno iniziare secondo me con un bellissimo concerto di Capodanno per il 1° gennaio. Siamo qua in attesa e vedremo quello che succederà. Bonjour à tous, nous sommes de Trèves, c'est au sud-ouest de l'Allemagne, c'est près du Luxembourg, et nous sommes un orchestre, une orchestre di Fiati, et nous sommes ici pour une semaine pour donner des concerts ici à Sicilie. Oui, et on est très heureux d'être ici et on espère passer une bonne semaine chez vous, oui, et d'avoir de bons concerts, oui, et de rejoindre aussi les gens ici hein, qui habitent ici. Domani pomeriggio, mercoledì alle ore 15.30 allo stadio Esseneto di Agrigento, Agragas Resuttana è l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia d'eccellenza. Carmelo Lentini. L'Agragas ritorna in campo mercoledì pomeriggio per affrontare il Resuttana San Lorenzo del nuovo mister Vincenzo Giannusa, che domenica scorsa in campionato ha fermato l'Enna sul nulla di fatto. La compagine palermitana arriva ai quarti dopo aver superato agli ottavi la Parboval. Squadra neopromossa dal torneo di promozione, in campionato occupa la terz'ultima posizione con 5 punti, conseguenza di 4 sconfitte, una vittoria e 2 pareggi. Il Resuttana San Lorenzo di recente ha cambiato guida tecnica ed è in fase di risalita. Pareggiare ad Enna contro una delle pretendenti al salto di categoria non è facile per nessuno, e ciò significa che la squadra ha intrapreso un nuovo percorso. Con la squadra rosanero militano ex calciatore Acragantini, il centrocampista Costantino e il difensore Punzi.
La gara di ritorno si giocherà mercoledì 9 novembre allo stadio Pasqualino di Carini. Questa gara del Seneto, il cui inizio è programmato alle ore 15:30, sarà diretta da Vincenzo Carnemolla di Ragusa, assistito da Giuseppe Saracino, anch'esso di Ragusa, e Filippo Luca Scandella di Caltanissetta. Ancora a calcio, ma parliamo di prima e seconda categoria. Carmelo Lentini. Da domenica scorsa l'Embedoclina è la nuova capolista solitaria con 2 punti di vantaggio sul Master Pro, approfittando della sconfitta anche del Sant'Anna Enna. La compagine marinara infatti ha superato al Collura un irriducibile Don Bosco Mussomeli a conclusione di una gara molto vibrante e combattuta. Le reti granata sono state realizzate da Indelicato e Pontini, mentre quella nissena dall'intramontabile Fabio Messina, ex Akragas dei tempi andati. L'Atletico Favara deve nuovamente rimandare l'appuntamento con la prima vittoria di questo campionato sul campo dell'ultima in classifica, Niscemi, con il quale ottiene semplicemente un pari con 2-2. Le reti favarese portano la firma di Mariano Cordaro e Fanara. Brutto risveglio invece per il Campobello di Licata, che soccombe sul campo del Branciforti per 4-2. Domenica prossima, derby tutto agrigentino al Giovanni Brucoleri, dove si affronteranno Atletico Favara e la capolista Empedoclina in una gara che promette spettacolo. Il Campobello invece se la vedrà tra le muramiche con la vice capolista Master Pro. E scendiamo di categoria. È la Belsitana di Montemaggiore Belsito, la nuova capolista del campionato di seconda categoria Girone B. Approfitta del contemporaneo turno di stop sia dell'Aragona che dell'Atletico e della concomitante vittoria interna di Misura ai danni della Barrese. Torna la vittoria il Real Licata del tecnico Maurizio Ortugno. 3 punti salutari che permettono di scalare la classifica e posizionarsi a ridosso dell'alta. Brutta sconfitta invece per la Virtus Favara, che cede pesantemente sul campo del Serra di Falco. Intanto l'Aragona di Mister Bennardo pensa a rafforzare la propria rosa pescando tra gli svincolati ed è notizia di questi ultimi giorni dell'arrivo del centrocampista Salvatore Piraneo, classe 87, un passato in eccellenza con Pro Favara, Akragas e Camarat e in promozione con il Raffadale ed Embedoclina. La compagine aragonese si ritrova a punteggio pieno, avendo giocato 3 partite, per cui attualmente la classifica risulta bugiarda, dovendo recuperare ben 2 gare. Il prossimo turno tutte in campo le agrigentine, al Brucolere in programma il derby Virtus Favara Real Licata, mentre l'Aragona ospita l'Accademia Mazzarinese. Queste invece le altre sfide, Marianopoli Belsitana, Barrese Serra di Falco, Vallelunga Atletico Villalba, mentre riposeranno Acquaviva e Valdolmo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!